Le scuole d'arte e dei mestieri Nicola Zabaglia, che si trova in piazza San Paolo alla Regola 43 ed Arti Ornamentali, via di San Giacomo 11, organizzano, nell'ambito della propria offerta formativa, diversi corsi di restauro su più livelli. Nell'ambito dei primi anni, gli allievi sono maggiormente in aula, dove apprendono le conoscenze di base che gli consentono, in un secondo momento, negli anni di perfezionamento, di partecipare a quelli che sono i cantieri laboratoriali, organizzati normalmente dalle scuole. Sono stati diversi gli enti che ci hanno voluto ospitare nel corso degli ultimi anni. Ricordo fra gli altri il Museo Pigorini, dove il corso della Zabaglia Tecniche di Conservazione su Cantiere ha avuto modo di lavorare sulla collezione Mori, conservata appunto presso il museo, o San Giuseppe Falegnami tramite una convenzione con il vicariato. Attualmente sono diversi cantieri in campo, le immagini del filmato fanno riferimento al lavoro svolto congiuntamente dagli allievi delle due scuole sotto la guida delle insegnanti presso la Basilica Parrocchiale di San Marco Evangelista al Campidoglio. E qua vi faccio vedere come con un semplice sorbente uguale acqua che si può asportare intanto. Ecco qua, questo già è il primo risultato per farvi capire che cosa Sì, c'è. Questo è il primo passaggio che si fa per appunto asportare queste sostanze che sono incoerenti. e quindi la grande opportunità, diciamo, è quella di mettersi alla prova Allora, è ovvio che effettivamente. arriviamo già in un secondo, terzo anno soprattutto, dove finalmente loro possono operare sotto diretta supervisione dell'insegnante, però sono loro stessi che cominciano a lavorare. Questo è il risultato dopo, si presentavano così, è solo un restauro che poi esteticamente riporta l'opera antica.